presentato il convegno su Pratolini e che diciamo ci dà una prima lettura che addirittura è dello stesso Pratolini, il testo di questo documentario che è stato prodotto nel 1959 ed è il libro da cui io ho prestato, ecco, di una regista che questa signora che si chiama Cecilia Mangini, che naturalmente ha curato tutta la regia questa Firenze di Pratolini con il testo, quindi la sceneggiatura, perché Pratolini, come sappiamo, amava molto fare le sceneggiature e quindi in questo senso, oltre ad aver fatto sceneggiature famosissime in importanti film, questa volta che questa regista fa questo film sulla Firenze di Pratolini, il testo è proprio di Vasco Pratolini. Quindi noi partiamo immediatamente da questa Firenze, come diciamo viene avanti in questa nostra, proiezione. Se si vuole il lucido abbassando. Un'immagine di Firenze ispirata da alcune pagine di libro come una verifica sulla realtà è giusto si apra sul film. Quest'anno, che non è mai d'argento, è verde, è tondo se mai, rissoso là dove precipita lungo delle scaglie. Essendo unita la città, da sempre ne ha accompagnato la sua storia, protagonista più che spettatore delle sue grandezze come delle sue ricorrenti macerie. Incalzati dalle avanguardie alleate, dai partigiani fecero saltare onde proteggersi da ritirata. Tra le due sponde, avanti suoni le sirene delle fabbriche di Liffredi e del Pignone, ancor prima delle campane di Cestello, di Santa Maria del Fiore, la città si sveglia sul fiume, coi venaglioni. L'alba si anima degli operai, degli artigiani che raggiungono i laboratori e le fabbriche, partendosi dalla periferia di Legnaia, delle due strade, della Lastra, come dal traghetto di Lovezzano. Thank you.
dell'argine, là dove il mugnone si getta nell'arno all'altezza delle cascine. La città sembra avere apposta il retro dei suoi antichi palazzi, dagli alti muri coronati di laurea, il cipresso, l'olivo. Queste strade della solitudine, queste rughe di cristallo dove i passi trovano un'eco, l'unica voce che ti sia amica. Là in fondo che ti aspetta. La vecchiaia dei poveri, nel chiostro dell'ospizio, ci guarda con una tenerezza che non meritiamo. La loro sconfitta ci dà fastidio, ci turba, ci riempie di colpa. E più, la loro attesa della morte dentro una prigione caritativa. Una clausura non desiderata, non voluta. Thank you.
santissimi apostoli, a Badia il pane della domenica dopo la messa non è un'elemosina, è ancora un'offerta. Resistere, sperare e poi... di San Frediano ora, che raschiano bottiglie, chine sui lavatori. Fuori ci sono le strade del quartiere, i ragazzi. Ma come gli altri del Pignone di Rifredi, insieme, uguali, tanti anni fa. Se era bambina, avevo appena sposato, ero incinta del secondo figliolo. Lo sapeva? Chi? Un
pittore grande come lo sai, che stava lì di casa. Ho capito, lo so. Ora legga questo. Un'immagine appena della Firenze popolare. Una verifica sulla realtà delle pagine di un libro. Un'immagine parziale e attiva dell'avvenire. Finisce con la città che si organizza per difendere le proprie fabbriche, la Galileo e prima la Pignone. E quindi do la parola a Moreno che a questo punto, diciamo, si sviluppa questo legame, insomma, tra questa città di Pratolini e quella che è stata, insomma, in quegli anni, diciamo, la vicenda che ha caratterizzato la nostra città. Sì, mi riallaccio un pochino anche all'altra volta. Allora, proseguiamo, ora riprenderò poi quanto ha detto Franco, ma mi ricollegavo all'altra volta, no? Questo discorso iniziale è per ricollegare il... Moreno. Più di indietro? Per individuare i possibili collegamenti fra la nostra mostra Le radici della partecipazione e le opere di Vasco, o meglio, per vedere gli itinerari pratoliniani attraverso i quartieri. Nel primo incontro abbiamo visto, no? lo riassumo brevemente, Metello, Cronaca di poveri amanti, Lo Scialo, il quartiere, in San Frediano, quindi Santa Croce, San Niccolò, il Pignone. E oggi invece abbiamo visto anche, questo era l'aggancio più forte, diciamo, anche con la mostra, abbiamo visto come non ci fossero soltanto i percorsi delle strade, ma si cogliesse in quei romanzi lo spirito mordace, gli umori anarcoidi e ribelli, la voglia di protagonismo e di auto-organizzazione degli abitanti di questi quartieri. E queste, come queste, si ritrovassero poi nell'auto-organizzazione dei comitati dell'alluvione, nel... tutto il movimento che si era sviluppato negli anni 60 e 70, per esempio, è oggetto di questa mostra. Ecco, oggi invece ci porta il romanzo che affronteremo oggi, il romanzo essenzialmente La Costanza della Regione, ci porta nella città operaia del dopoguerra, quando ci sono le lotte appunto contro i licenziamenti per la difesa dell'occupazione e lotte che vanno ben oltre, diciamo, l'azione dei lavoratori, l'azione sindacale, ma riescono a coinvolgere l'insieme della città. Nella mostra si vede, come così è detto brevemente, la politica confindustriale di quegli anni puntasse al ridimensionamento della componente industriale dell'industria a Firenze e generasse quindi di conseguenza disoccupazione. E ci furono appunto lotte, qui si cita la Richard Ginori, la Pignone, più tardi nell'arco degli anni 50 la Galileo, ma che trovarono appunto una straordinaria solidarietà popolare nei quartieri della città. Ritornò in quell'azione comune lo spirito unitario che aveva prodotto la resistenza e che era stato bruscamente spazzato via dal clima di divisione introdotto dalla Guerra Fredda. Nel romanzo della Costanza della Regione abbiamo al centro della storia proprio Rifredi, il quartiere operaio per eccellenza, che vive intorno alla Galileo, la Gali come viene comunemente soprannominata anche nel romanzo, che costituisce la meta ambita, anche se difficilmente raggiungibile, dei giovani che vivono in quella zona e che è condizionata la vita di questo quartiere proprio dall'andamento della fabbrica. Gli operai, in particolare i comunisti, hanno un ruolo importante nel romanzo. Sono quegli operai comunisti che nel 1956 avrebbero voluto, lo dice una frase nel romanzo, che i carri armati sovietici
inviati a soffocare le aspirazioni di libertà ungheresi, arrivassero magari fino a Rifredi per togliere di mezzo i padroni. Questa è una frase riportata dal romanzo. Tra i personaggi principali della storia troviamo il sindacalista comunista Millowski, detto Millo, che si ispira a una figura reale, quella di Gianfranco Bartolini, operaio della Galileo e poi protagonista della lotta per salvare l'occupazione della fabbrica e poi divenuto, dopo il licenziamento, dirigente sindacale della FIOM e poi della Camera del Lavoro. Sullo sfondo nel romanzo vi è anche la figura di un prete, Don Facibeni, che lì viene chiamato Don Bonifazi, con la sua Madonnina del Grappa, che è un'altra istituzione ferma, fissa, di Rifredi accanto alla Gali. L'avvertenza dell'Officine Galileo, che vede durissimi scontri di piazza, si chiude nell'aprile del 59 con 440 lavoratori licenziati, quelli che si erano più esposti nelle lotte, tutti di sinistra, per cui vi era appunto Gianfranco Bartolini. Ed è sul finire degli anni 50 e all'inizio del nuovo decennio che si sviluppano nuovi fermenti culturali e politici che vedono in prima linea le giovani generazioni. Siamo nella stagione dei ragazzi dalle magliette a strisce che scendono in piazza e muoiono a Reggio Emilia e a Palermo, nelle mobilitazioni antifasciste contro il governo Tambroni, sostenuto appunto dal Movimento Sociale Italiano. Ed è proprio a queste manifestazioni di piazza che partecipa Bruno, il protagonista della Costanza della Ragione, poco prima che si concluda il racconto con la sua entrata alla Gali. E questo, ma ecco, qui siamo ormai alle soglie di una stagione di rinnovata partecipazione, che è quella che si concretizza, appunto, lo accennavo prima, nei comitati dell'alluvione, nei movimenti che si sviluppano nel 68, autunno caldo, i movimenti sul territorio si sviluppano specie qui a Firenze in modo particolare e che sono l'argomento centrale di questa mostra. Pratolini, con l'ultima parte di Una storia italiana, il romanzo Allegoria e derisione, si distacca dal modo di narrare delle sue precedenti opere e comincia una riflessione intrisa di pessimismo sulla storia del nostro paese, alle cui vicende erano strettamente collegate, sono sempre stati strettamente collegati i suoi romanzi. Infatti si ritrovano, no? A partire appunto da Metello, prime lotte operaie, fascismo, non solo come violenza ma anche come corruzione, come malattia devastante della società italiana nello scialo. Si ritrova poi l'antifascismo, che appunto poneva una speranza nel futuro, e poi appunto anche le lotte e le azioni del dopoguerra. La sua riflessione diventa un'allegoria sulle sorti dell'Italia e degli italiani, in cui viene meno la speranza del cambiamento. Dopo Allegoria e derisione vi sarà un lungo silenzio sul piano narrativo. Intanto però, in questo campo della nuova stagione partecipativa, maturano esperienze che proprio invece partono dal desiderio di cambiare la società, no? Di incidere profondamente nei meccanismi di ingiustizia, di oppressione, di sfruttamento, e trovano espressione queste esperienze in forme letterarie insolite, di cui la più alta è sicuramente Lettera a una professoressa della scuola di Barbiana, non solo per la sua carica sociale dirompente, di denuncia della scuola classista, ma anche perché letterariamente validissima. Tullio De Mauro l'ha definita una delle più alte e belle opere letterarie del Novecento. Ne riporto qui alcuni brani, tanto per rendere l'idea, per vedere com'erano incisive le sue espressioni. L'inizio è molto incisivo. Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome, ne ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato a lei, ai suoi colleghi, a quell'istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che respingete. Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate. Un'altra frase che riprendo è quella in cui si fa una constatazione sulla teoria del genio, no? La teoria del genio è un'invenzione borghese, nasce da razzismo e pigrizia mescolati insieme. Anche in politica, piuttosto che arrabattarsi nel pensiero complesso dei partiti, è più facile prendere un De Gaulle, per esempio c'era De Gaulle in Francia, dire che è un genio, che la Francia è lui. Così fa lei professoressa con l'italiano. Pierino ha il dono, io no, Pierino sarebbe il figlio dei ricchi, io no, e riposiamoci tutti e adattiamoci tutti a questa cosa.
Poi c'è una cosa che è rimasta famosa, la definizione della politica, no? Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. E infine riporto questa frase, questo appello ai Pierini. Povero Pierino, mi fai quasi compassione, il privilegio l'hai pagato caro, deformato dalla specializzazione, dai libri, dal contatto con gente tutta uguale, perché non vieni via? Lascia l'università, le cariche, i partiti, mettiti subito a insegnare la lingua solo e null'altro, fai strada ai poveri senza farti strada, smetti di leggere, sparisci, è l'ultima missione della tua classe. Si riflettevano queste analisi, queste idee, queste indicazioni in pubblicazioni anche di livello molto più modesto, ma scaturite dalla stessa carica innovatrice, dallo stesso impegno per il cambiamento. Fu anche qui una piccola citazione e poi finisco. Anche grazie. Poi mi si schiarisse la voce. Fa una citazione appunto da un libro strettamente legato a questa mostra, dal libro Scuole e quartiere, in cui si ritrovano gli echi anche di letto una professoressa. Uscì nel 69 a cura del dopo scuola, delle scuole serali, dei comitati genitori di Firenze e dintorni. Siamo gruppi di studenti, di insegnanti, di genitori che a Firenze, in alcuni quartieri cittadini e in alcuni centri della provincia hanno cominciato a svolgere un lavoro politico che pone la scuola come uno degli obiettivi più importanti sui quali sviluppare un movimento popolare. Lavoro politico per noi non significa fare il gioco di questo o quel partito, significa invece prendere coscienza tutti insieme dello sfruttamento e della discriminazione di cui siamo oggetto nella vita di tutti i giorni, non solo in fabbrica, in ufficio, nel luogo di lavoro, ma anche fuori, nelle scuole stesse i nostri figli frequentano, nel quartiere dove abitiamo. Da questa situazione di disagio e di sfruttamento non si può uscire da soli, con piccoli mezzi individuali, ma tutti insieme, talvolta attraverso una lotta lunga e difficile. Questo è per noi fare politica, la stessa definizione di lettera a una professoressa. Si determina quindi uno scarto tra il pensiero di Pratolini, così come si riflette in Allegoria e Derisione, si rifletterà molti anni dopo nel Mastello di Natascia, e quello che viene detto e portato avanti dai movimenti di base. Certo, l'analisi pessimista di Pratolini, che vede l'impossibilità di cambiamenti reali nella società italiana, troverà riscontri precisi negli anni futuri e la sta trovando ancora di più ai nostri giorni, quando verrà meno la spinta che a livello di movimenti aveva caratterizzato gli anni 60 e 70. Ma di tutto questo avremo modo di ritornare nel corso di questa serata e della prossima. A questo punto abbiamo tracciato quella che secondo noi è quello che si potrebbe definire il rovescio e il diritto. Il rovescio è proprio la parte che viene affrontata a partire dalla costanza della ragione, soprattutto poi in Allegoria e Derisione. E quindi ora noi leggiamo qualche brano significativo di questi due romanzi prima di passare insieme a Marino Biondi a un approfondimento di questo, importantissimo libro, che ha questa data 1966, è la stessa data dell'alluvione di Firenze, dove parte un movimento che è il dritto, il rovescio e il dritto, sono uno capovolgimento dell'altro. E quindi è interessantissimo proprio questo, aver messo insieme queste due modalità di due generazioni, perché Pratolini è la generazione che nasce nel 1913, passa attraverso il fascismo, la resistenza e il dopoguerra. La nostra generazione è quella che arriva alla politica dopo iniziati gli anni 60, addirittura nel 66, perché Firenze nel 66 precede un po' il 68, perché il movimento che nasce a Firenze nel 66 è un movimento che rimette, diciamo, in pista generazioni nuove, giovani, eccetera eccetera. Ed ora partiamo proprio dalla costanza della regione. Pratolini pubblicò quest'opera nel 1963. Nel romanzo si alternano passato e presente. Attraverso i ricordi di infanzia narrati da Bruno, personaggio principale, è rappresentata la Firenze del dopoguerra, con le scorribande fanciullesche, i primi amori, i soldati americani, l'angoscia della madre e il rapporto con l'amico di famiglia Millowski,
fino al raggiungimento della maturità, con il desiderio di essere assunto presso le officine Galileo. Pratolini dà ampio spazio al confronto generazionale fra Millowski, rappresentante della classe operaia, delle lotte sociali e del sentimento, e Bruno Ventenne, che si distingue dall'amico per la propria concretezza nei confronti della vita. Eternamente in conflitto con la generazione precedente, Bruno cerca risposte nel pragmatismo di una ragione rigorosa, contrapposta all'incostanza della passione. È l'ora in cui Viale Morgagni sembra Boulevard Montparnasse, la Curfus Damo, la strada della metropolitana moscovita, Broadway verso Harlem, una randa di Barcellona, Piccadilly Circus, il corso prospiciente la sede delle Gemme in Gibao, un'avvenita bonaerense, come si vede nei documentari. Più semplicemente via Veneto, corso Sempione, ampio e velato, gremito di macchine, di autobus e gente che si ammucchia agli incroci, che entra ed esce dalle botteghe, che sosta alle edicole e alle vetrine. Laggiù in fondo, risalendo verso la collina, alla cui sommità c'è un deserto di creta punteggiato di cipressi e di faggi, si sono accese le luci dei padiglioni ospedalieri. E c'è questo tratto meno affollato, come un'isola davanti ai cancelli della Galli, una pista che all'urlo della sirena popoleranno gli operai inserendosi nel traffico della sera, allorché il Rifredi diventa una città nella città, un mondo autonomo con la sua umanità indaffarata e indolente, sensibile al richiamo di una voce e assordata dai motori. È di già buio come l'inverno. Joey disse. Bravo, hai scoperto che il Davide non ha la foglia di fico? Sei un maiale. Rise e mi minacciò con l'ombrello. Pensa piuttosto che fra qualche mese entreremo e usciremo anche noi da quei cancelli. Io il mio posto ce l'ho di diritto. Anch'io. Egli sorrise. Te perché ti raccomandano i preti? Io no. Si levò il primo lampo e il primo tuono e alzò gli occhi al cielo. Nella zona d'ombra dove ci trovavamo, sul marciapiede davanti ai cancelli, adesso egli era tutto nero. Il bianco degli occhi faceva macchia come una diapositiva. Che voltaggio avrà un lampo? Ci hanno pensato? Mi domandò. Gli detti una spinta per non dargli una manata. Meno di un neutrone, gli risposi. Rimangono queste frasi staccate che galleggiano nella memoria come legni su un mare ancora placido che di lì a poco si sarebbe infuriato, sommuovendo il mio spirito fino a sbucciarmi di tutto l'infantilismo che ancora mi ricopriva. Suonò la sirena e solamente allora, mentre mi ripetevo che trovandosi a capannoni di doccia nel reparto dei confinati, Millo non sarebbe certo uscito, egli apparve tra i primi. Pirogava, spingendo la bicicletta nella ressa e fra il frastuono degli scooters. Era in tuta e a capo scoperto, le maniche rimboccate. Guardò egli pure il cielo, oltrepassò la tettoia dove la sbarra era sollevata, rispose a qualcuno che lo salutava. Ciao Millo. Ciao Lupo. Buonanotte capo. Un altro gli disse, uno che quasi mi urtò nel voltarsi, e mentre lui gli gridava ciao, buona, i nostri sguardi si incontrarono. Oh, guarda, Burrasca! Esclamò. Devo riconoscerlo. Ero calmo e felice. Magari ti ho sorpreso, gli risposi. Salutato Joey, tutto intento ad aspettare sua madre, ci allontanammo insieme. Ora so che rappresentò il commiato dall'adolescenza, codesta sera. Passiamo alle allegorie di visione. Pratolini pubblicò questo romanzo nel 1966. Allegoria e derisione racconta la storia di Valerio Marsili e le sue esperienze col fascismo, con la guerra e con la lotta partigiana. Nella narrazione si susseguono lunghi soliloqui, riflessioni, estratti del diario del protagonista, colloqui tra i personaggi e una favola simbolica del ventennio fascista scritta da Valerio nel periodo trascorso in sanatorio. Nella figura di Valerio si può riconoscere un alter ego di Pratolini stesso, disilluso di fronte al continuo confronto con la realtà storica e sociale italiana. Al centro dell'opera vi è quindi la crisi dell'intellettuale, nell'incontro-scontro con le idee e gli avvenimenti del proprio tempo. Con questo terzo volume della trilogia Una storia italiana, l'autore approda una definitiva consapevolezza dell'inconcludenza delle passate lotte sociali. Io sono rimasto solo.
solo per modo di dire, solo con i miei due bambini e con Lisa, con i miei scartafacci, i miei libri, e messo in pugno 5 anni di condizionale, come se 5 anni non rappresentassero una vita. Porca ma, vieni, giusto, si capisce, Corrado? E questa ambiguità nuova, tutta mia, sotto diverse forme e di tutto. Come non fumo i soli a combattere e morire. Oggi collaboriamo, siamo al governo, procediamo verso la società socialista, Belgrado. Il rapporto di forza tra le grandi potenze e la bomba atomica ci condiziona. Ma ci sono i mitra nascosti, dei nazi di mitragliatrici, e le mitragliatrici stesse e i cannoni, dei fuscelli, se vi si alza sopra lo spettro di Hiroshima. Ma non avevamo le machine pistol dei tedeschi, e noi spesso solamente un fucile, modello 91. Sotto questa ambiguità, comunque, non più soltanto la speranza ci assiste, ma la coscienza. Ora, che essa poggia su una verità finalmente rivelata, chiara come la luce del sole, anche se la ricopre il manto della mascheratura politica, delle nuove finzioni letterarie, dei fronti dell'altro. Sapessi, vieni, in questo imbroglio bisogna durare, o mai più. Dir di sì, facendosi complice, ma questa volta perché si tratta di un sì che nel segreto dell'intelligenza e dei cuori, ma certo anche dei cuori, sappiamo dovrà esplodere domani sotto il suo vero e dirompente significato. In Italia, in Europa, in Asia, in Africa o mai più. Ragazzi, non riposate in pace. Questo sì vi deve offendere finché o mai più non riecheggerà gigante come il no per il quale voi siete spariti. Malati di infantilismo, a voi nessuno lo può più dire. Io invece, che ho avuto la tentazione ultima finale ed ero un tradimento, non vi avrei mai raggiunto, vi avrei perduto per sempre venendovi incontro. Io devo dir sì a questa nuova ambiguità se voglio salvarne la sostanza e non perderla del tutto la ragione. Dir di sì con i miei scartafacci e la mia presenza, nel chiuso stesso del mio studio dove ho ancora un'infinità di cose da imparare, testi eterni e volumi attuali su cui meditare. Dir sì fino a vergognarmi e fino a urlare, fino a rischiare di compromettere per sempre il mio destino e il mio compito di intellettuale ed artista, poiché oggi è dicendo sì, lavorando nella direzione di questo sì, condizionato ma non sospetto, che si custodisce ed alimenta il vostro no, il domani della rivoluzione. Spiegaglielo a Corrado, ieri, la fatica che costa, perché non creda che si capisce, è logico e naturale. È profondamente innaturale, ma è giusto. E non sempre, forse, ciò che è giusto è vero. Comunque, io non ho e non voglio darmi altra scelta. E ancora dubitando di sbagliare, dico di sì, perché non voglio più sbagliare. È un ricominciare dopo essere finiti. Spiegaglielo, ieri, a Corrado. Non riposate in pace. Non dovranno passare altri 20 anni e Corrado il piccolo e Paolo, c'è poco da fingersi, siamo già dei padri, non dovranno chiederci ma cosa avete fatto? Vi siete lasciati infinocchiare. Su, venite con noi, andiamo, vi si porta noi, vecchioni. E magari mica si renderebbero conto che se loro andranno è perché noi, con la nostra postrema ambiguità, ce li abbiamo condotti sul punto di andare. E continuiamo ad essere accanto, con i nostri quadri, i nostri libri, le nostre macchine piane. Fatelo spiegare da Vieri, Corrado, che questi non sono da capo discorsi oscuri. Oh, lo so, ragazzi, che è comunque un'elegia, che mi aspetta un tempo di scatti furibondi e di gran pena, ma anche di lavoro, il sì per il no, un muro del pianto, Corrado, è l'Italia. È il Valerio di oggi, figlioli. Queste abbiamo scelto un brano estremamente significativo di quella che è la riflessione che Bratolini fa quasi al termine di questo romanzo.
Ora io chiedo a Marino Conti, che è uno studioso di Pasolini, che si è fermato e soffermato, approfondito anche recentemente proprio questa, diciamo, questa parte della letteratura pasoliniana, che si sofferma su questa riflessione che è di tutta la sua generazione, su quella che è la sorte, diciamo, anche di questo paese uscito dal fascismo, dalla resistenza, ma anche dal dopo guerra, che rimette in movimento il Pasolini un pensiero che è un pensiero problematico, un pensiero che, nel quale lui si interroga e ci interroga in qualche modo. Tant'è vero che, lo dico perché un po' rappresentativo di una generazione, che noi nel 66, che eravamo impegnati in un movimento che faceva una storia in questa democrazia, non potevamo nemmeno capire cosa diceva Pasolini nel 66 in una vittoria di televisione. E qualcuno di noi ha tentato anche di leggerlo, non era il Pasolini che noi amavamo. Questa regola di televisione ci presentava un Pasolini che noi non si capiva sostanzialmente. Un libro tutt'altro che facile. Ora è il momento, probabilmente, che ci dice a distanza, in questa crisi della democrazia profonda, che non può semplicemente essere spostata di un decennio o anche di due, ma ci porta ancora più indietro. In una frase si potrebbe sintetizzare che il fascismo non è stato una parentesi nella storia italiana, non è stato una parentesi. Ecco, questa domanda la faccio a Marino, che ci aiuta proprio a partire dal titolo, perché questa allegoria, che cos'è questa allegoria? Questa derisione dell'allegoria, perché è importante capire molto il titolo anche di questo romanzo. Intanto buonasera. Allora, spero di poter rispondere a questa domanda, ma vorrei riallacciarmi anche a quello che abbiamo ascoltato prima, alle letture di un romanzo, La costanza della ragione, che uscì nel 1963 e che venne a collocarsi proprio nel mezzo di un tragitto, di un lungo viaggio che Pasolini stava facendo dagli anni del Metello attraverso la storia d'Italia. La costanza della ragione è un romanzo sulla Firenze operaia, sulla Firenze del lavoro, e riscopre anche un quartiere che solitamente Pasolini non aveva frequentato e non aveva scritto, il quartiere di Rifredi. Pasolini è stato legato a tanti quartieri, il quartiere per antonomasia, quello del romanzo del 1944, è una zona di Firenze che di fatto non esiste più, quella che si affaccia sulle porte di via Pietrapiana, via dell'Ulivo, via di Mezzo. E poi ci fu San Frediano, e poi questo quartiere industriale di Firenze, il quartiere della grande industria, il quartiere della nuova opinione, della Galileo, battezzata Gali, tanto che il romanzo finisce: domani entro alla Gali, l'ultima parola del libro. Intanto va detto che è uno dei pochissimi romanzi italiani, questo, che abbia il lavoro al suo centro. E oggi direi riacquista una particolare attualità, oggi in assenza di lavoro,
quel romanzo che fa del lavoro operaio, del lavoro ben fatto e dell'orgoglio del lavoro, non del rifiuto del lavoro, dell'orgoglio del lavoro, il suo centro, il suo tema. E nello stesso tempo quel libro, appunto La Contrata della Ragione, è una specie di fuor d'opera. Ci arrivo è per ciò che non è che non voglio rispondervi, però credo che sia bene ragionare su quello che abbiamo sentito per arrivare poi al, appunto, al, al nuovo romanzo, che di fatto è l'ultimo di Pratolini. Ecco, La Costanza della Ragione rimane un fuor d'opera. È difficile collocarlo, spesso viene sacrificato proprio perché non appartiene alla trilogia, la famosa trilogia storica, Metello, lo sciavo, Allegoria e Delusione. Si colloca quasi ai margini. Ed è un romanzo, perciò mi va detto anche per Allegoria e Delusione, che ha rischiato di perdere per strada un po' i suoi lettori. Perché? E perché è un Pratolini diverso. È un Pratolini che adotta il pragmatismo, questa parola che è risuonata appunto in una delle vostre letture, il pragmatismo razionale della ragione, la costanza della ragione, la razionalità. Perché Pratolini insiste tanto sulla razionalità? E perché la emozione, la emozionalità, il pathos, la passione, e la passione politica in particolare, gli ha giocato brutti scherzi, ha giocato agli italiani dei brutti scherzi. La passione e l'amore sviscerato per un'idea. Il Pratolini degli anni 60, Pratolini appunto della Costanza della Ragione di Allegoria e Delusione, è un Pratolini freddo. Provate a riprendere in mano queste pagine, questa prosa, è una prosa limpida, lucida, è una prosa che non vive di empatia umana. Il Pratolini amato, il Pratolini che si è conquistato i suoi lettori, fiorentini e non solo naturalmente, è uno scrittore nazionale a tutti gli effetti, è giusto che noi lo vediamo a partire anche dai nostri quartieri, ma sarebbe un errore segregarlo in una città, segregarlo in una provincia. Pratolini è un grande scrittore nazionale ed è un grande scrittore storico. Certo, per capirlo occorre partire proprio dalle radici. E le radici Pratolini le ha messe una volta per tutte in questa città, poi se le è portate appresso, sono state radici lunghe e radici che hanno funzionato da lontano, mentre lui è vissuto altrove. Il quartiere è stato scritto a Fermo, Cronaca di Poveri Amanti è stato scritto in gran parte a Napoli, il Metello e lo Sciavo sono stati scritti ormai nel suo periodo romano, ma Firenze continuava ad agire in profondità, anzi senza Firenze non ci sarebbe stata scrittura, molto probabilmente. Senza la linfa, proprio la radice che il tronco, appunto la quercia, succhiava, non ci sarebbe stato romanzo. Lo rivela l'esperienza della vita a Napoli. Pratolini ama profondamente
questa città trova anche delle somiglianze con Firenze, perché anche Napoli vive di quartieri, vive di nicchie popolari, vive anche di cantastorie popolari, la fantasia, l'estero, la lingua anche. Il napoletano ha tutti gli effetti di una lingua. E tenta di scrivere il romanzo, ma non ci riesce, manca quel tasso di natività, chiamiamolo così, che per questo scrittore è assolutamente, fisicamente direi, è fisiologicamente indispensabile. Allora, il Pratolini che abbiamo tutti amato, lo abbiamo amato anche perché l'abbiamo capito. Quando dico capito, intendo l'abbiamo capito senza troppi sforzi, senza troppo travaglio interpretativo. È il Pratolini del quartiere, è il Pratolini delle cronache di poveri amanti, e il Pratolini anche del Metello. Poi, per una serie di ragioni che sono molto complicate da spiegare, ma che hanno a che fare con la storia italiana, che è anche la sua storia. La storia di un italiano che ha attraversato la storia del suo secolo e ne ha condiviso le passioni e gli inganni, ne ha condiviso i valori e gli errori. Il bilancio, che ad un certo punto il cronista trae, è un bilancio negativo. E lì Pratolini cambia registro, cambia, la lingua rimane sempre quella, è uno straordinario narratore, ma la struttura del libro si complica. E ha bisogno di, vorrei dire, delle note a piedi pagina, ha bisogno di un commento, ha bisogno che qualcuno lo spieghi. Perché? Perché non è più una narrazione intuibile, intuitiva, deve essere commentata e spiegata perché ad un certo punto Pratolini diventa uno scrittore del segreto. Io lo definirei uno scrittore che stipula un suo doloroso e difficile contratto narrativo col segreto. Cioè non tutto si può raccontare, non tutto si può dire. La censura. Attenzione, guardate che la censura non è un fatto esclusivamente negativo, non è un fatto solo privativo. La censura di cui parlo è la censura che applica a se stesso, no? Lo scrittore, per filtrare il linguaggio, per dire le cose dopo che sono state passate al filtro oculato, vigile. Quando faccio un esempio di censura e di grande censura, ci possiamo riferire a Manzoni. Manzoni, se deve descrivere la sozzura claustrale della monaca, non ci spende delle parole triviali e turpi per entrare nella materia nera, e che pure attirerebbe lettori, usa l'espressione la sventurata risposta. Ebbene, ci sono molti sventurati che rispondono nei romanzi di Pratolini. Ecco che cos'è la reticenza e che cos'è la censura anche nel senso alto della parola, cioè nel senso molto responsabile della parola. Ecco la responsabilità delle parole. Dopo che molte parole sono state dilapidate, sono state
sono state mal spese. Se questo è il, come dire, l'aspetto nobile, alto dell'ultimo Pratolino, uno scrittore che intellettualmente è molto cresciuto in coscienza, in consapevolezza, in tecnica, in cultura, qualcosa si è perso. Cosa si è perso? Io qui semplifico, però si è perso, si è perduto volutamente, perché qualcosa è rimasto per strada, l'empatia, la affinità profonda, tutta amorosa con i propri personaggi. Pratolini è nato come scrittore in quanto amava tutto ciò di cui parlava. Amava anche la sua infanzia, certamente non priva di malinconia, di tristezza e di umiliazione, ma nel momento in cui si affacciava negli anni 40, alimentava una scrittura che era una scrittura fortemente simpatetica, amorosa, con le figure del suo coro familiare, dove c'è però un vuoto, un buco fin dall'inizio, che è l'assenza della madre. C'è una presenza enigmatica del padre, laterale, marginale, lontana, non del tutto decifrabile. C'è la presenza della nonna, questa gran madre, che supplisce la madre. È una gran madre, ma non può essere madre. Dove è questo vuoto? E poi gli amici, i compagni, i crociati, gli avventurosi compagni della strada e della piazza, i crociati di Santa Croce, che poi verranno battezzati nell'ultimo romanzo, i cavalieri, o la ghega, o la genga, o la teppa, perché anche di teppa qualche volta si è, come dire, si è intrisa la poetica di Vasco. Tutto ciò è stato cronaca d'amore, ecco. Cronache di amici, di amanti, fino a quando non è stato più possibile assumere il mondo come popolato soltanto di portatori di affetto e di amore. Quando il mondo gli si è manifestato anche nella sua negatività, nella sua inimicizia, nella sua ostilità, e poi anche, come ha avuto modo di sperimentare, proprio nella sua indifferenza. Prima Firenze era davvero una bolgia amorosa di strade, stradine, piazze. Poi non è più stato così. La Firenze dello Sciallo è una raggelante città di piccoli interessi, trame e intrighi, corruzione. Il fascismo in Pratolini appare prima che come repressivo, come corruttore. Il fascismo come grande corruzione di massa, anche, corruzione di massa. E il fascismo è una specie di unzione, dove l'unge rimane, anche se non c'è una responsabilità, come dire, attiva. Quanti fascisti passivi, quanti italiani sono stati fascisti passivi? In realtà pochi sono stati gli attivi che abbiamo visto nelle squadre, anche in quello spezzone di film, mi pare sia di Blasetti, no? La passività, ecco. Allora lì si rompe questo rapporto con non tanto con Firenze, ma con quella trama di amorosi sensi, ecco, che fa del primo Pratolini
il cronista degli amanti, il cronista degli affini, il cronista di coloro che hanno con lui affinità elettiva. Pasolini poi si assume l'incarico, si assume il carico, per lui molto poderoso e molto faticato, perché è naturalmente portato a scrivere d'amore, per essere costretto a scrivere di disamore, e comincia quel lungo viaggio attraverso il fascismo, perché si tratta effettivamente di un lunghissimo viaggio attraverso il ventennio, il più lungo viaggio, il più defatigante viaggio che uno scrittore italiano abbia mai intrapreso, e nessuno glielo aveva chiesto, e nessuno gliene fu grato, perché non glielo avevano chiesto, non glielo avevano chiesto. La cultura italiana è stata piuttosto, il fatto di fascismo è stato piuttosto assolutorio, no? Come ricordava Guercioli, il grande filosofo Croce, che pure si era segnalato come il pontefice laico dell'antifascismo liberale, poi aveva mandato tutti assolti. Il fascismo è stato una parentesi, e quindi dopo il 45, cosa dicevamo nel settembre del 22, ecco, il tentativo di riprendere il discorso a cosa dicevamo prima. Questo è stato il tentativo di liquidare la faccenda, però va detto anche, non negli stessi termini, che lo stesso togliattismo, la grande strategia del Partito Comunista, è stata molto precisa nell'indicare un'apertura a chi veniva dal fascismo. Togliatti è sempre stato ostile agli epuratori, quindi ostile per esempio a un certo azionismo molto rigorista, perché intanto aveva intuito che molti intellettuali fascisti erano come Vasco Pratolini, avevano aderito al fascismo su basi sociali, credevano, hanno creduto fino alla fine. Ecco, questo è stato forse l'errore, di essersi, come dire, spinto al di là di una certa soglia. Hanno creduto alla rivoluzione sociale, ben potevano credere che la rivoluzione sociale continuasse con il Partito Comunista. Quindi anche nel togliattismo non c'era una grandissima volontà di sfrugugliare, perché sfrugugliare nel passato di un paese così compromesso provoca dolori e deluzioni cutanee. Questo spiega perché non è stato amato il Pratolini della trilogia storica, non è stato amato l'autore dello sciallo, perché l'autore dello sciallo metteva in primo piano il fascismo come autobiografia della nazione, in una città che la rappresentava in quel caso degnamente, Firenze. In una città come Firenze, come tante altre città, che voleva dimenticare, che avrebbe voluto dimenticare. Arrivo all'allegoria dell'illusione, ma non si capisce l'allegoria dell'illusione se non ci si è soffermati appunto un po' su questa transizione, lunga transizione. Lo sciallo è il romanzo in cui Pratolini ha investito tutto di sé, ha investito la sua storia personale, ha investito tutti i suoi peccati, tutti i suoi rimorsi, ha investito una sempre più affinata tecnica letteraria, più raffinata di quella del passato. Si è avvicinato sempre di più a quello che per lui è sempre stata la medusa, no? Da guardare in volto, il fascismo. Direte voi, ma non l'aveva guardato in volto? Da giovane non l'aveva guardato in volto.
l'aveva praticato con la leggerezza, la passione, l'emozione. Ecco perché diventa così freddo, diventa così ostile a tutto ciò che non è analisi razionale, tutto ciò che non è analisi storica. Sì, lo aveva praticato e ne era uscito un uomo che doveva rinascere, perché era morto dentro di sé. Ecco perché parla di rigenerazione, parla di una necessità proprio di una purificazione. Dice: per uomini come me, guardare in faccia il fascismo e uccidere il mostro, usa questa parola, uccidere il mostro, era decisivo per poter sopravvivere e per ritrovare la propria identità, per tornare a meritarsi la vita, tornare a rimeritarsi la vita. Quando esce lo sciallo, dove c'è questo enorme investimento di energie letterarie, dove ci sono queste rivelazioni, dove si va così a fondo nell'analisi del fascismo come nessun altro scrittore italiano è andato, la risposta è indifferenza. Cioè, i critici non è che abbiano dato il meglio di sé, interloquendo con Pratolini. Ecco perché ha fatto bene la casa editrice Rizzoli, che lo sta ristampando integralmente, ad affidare agli scrittori le prefazioni, sperando che ci capiscano di più dei critici. Ogni libro è affidato ad uno scrittore moderno, uno scrittore contemporaneo, per vedere anche come la generazione di chi scrive oggi si confronta con un maestro della narrazione, come è stato Pratolini. Ecco, questa indifferenza, ripeto, il fatto che lo sciallo, questa montagna, cadesse nel vuoto e producesse un'onda alta, ma un'onda alta di delusione, di grande delusione, lo porta alla stesura dell'ultimo libro, Allegoria e delusione. È più facile, credo, entrare in questo scrigno, in questo forziere, per cui occorrono varie chiavi, che non tutti i lettori hanno, di cui non tutti i lettori dispongono. Tutti i lettori potevano leggere Il quartiere, tutti i lettori potevano leggere Le cronache dei poveri amanti. In parte lo sciallo già poneva quale ostacolo? Beh, l'ostacolo di 1200 pagine, che è un ostacolo mica da poco, perché evidentemente è un romanzo che si rivolge ai lettori di professione. È il più lungo romanzo italiano in termini proprio di lunghezza, insieme al Mulino del Po. Dopo lo sciallo, Pratolini sembra che voglia dedicarsi esclusivamente allo sciallo, perché sosta sullo sciallo a lungo. E poi decide, ecco, di uscire con questa confessione, che è una confessione, e poi se vuoi fare altre domande è meglio, così entriamo progressivamente. È una confessione che avviene per impulsi di autobiografia, secondo lo stile ermetico, uso la parola ermetico, degli anni della sua giovinezza. Cioè c'è il recupero dell'ermetismo della stagione degli anni 30. L'ermetismo era la poesia che parlava di vuoto, che parlava di assenza, che parlava sempre in termini obliqui, mai diretti, non pronunciava mai il nome di una cosa, cioè la circuiva, era la seduzione anche di quel tipo di poesia. Il Pratolini degli anni 60, siamo in pieno anni 60, quando comincia a scrivere Allegoria e delusione, decide scientemente di fare questa
operazione stilistica recuperare il codice ermetico anni 30 per entrare negli anni 30 attraverso il codice di quegli anni. Cosa vuol dire per lui entrare negli anni 30? Vuol dire dall'altezza dei suoi anni, dall'altezza ormai vertiginosa anche di un'età come quella di un quasi settantenne che si affaccia alla sua giovinezza, per poter capire di che pasta era fatta, ecco, quella giovinezza, di che pasta era fatta quella illusione fascista, di che cosa era fatta quella passione, di cosa proprio, nomi, cognomi, autori, riviste, personaggi, quadri, pinacoteche, la città, i quartieri, ma tutto filtrato attraverso l'ombra, l'ombra nera, che poi è una vastissima zona grigia in realtà, ecco, del fascismo. Mi sono riletto l'introduzione di Memmo all'Allegoria di Derisione. A un certo punto Memmo fa questo discorso, dice, rivolgendosi proprio ai critici, quando dice che c'era proprio bisogno di domandarsi che cos'era questa allegoria, non si capiva sufficientemente che era una questione di trasformismo e di impossibilità di un'identità dove i gatti somigliano ai topi, i topi somigliano ai gatti, dove c'è il gran topo e Mussolini, l'altro è il re, l'altro, questa è l'allegoria. Dopo cita un'intervista che Pratolini fa a Paese Sera, dove Pratolini stesso dice: guardate, sì, è vero, è un'allegoria del fascismo questa favola, ma è anche un'allegoria che non si limita al fascismo, è un'allegoria che riguarda il potere. E qual è il rapporto, diciamo così, in parole, tra potere e le masse, le persone, cioè non le persone singole, ma le persone viste come collettività. Quindi l'allegoria non è semplicemente un'allegoria che si riferisce solo al fascismo, ma è un qualcosa che nel nostro paese va oltre. Ecco, sarebbe, sì, mi piacerebbe sapere, sì, sì, cosa ne pensi. Dunque, spiegando anche bene questa, sì, cosa vuol dire anche, cosa vuol dire anche allegoria, se questa favola, puoi spiegare anche la favola, certo. Quaggioli ha citato un'intervista durante il convegno di Firenze, quello che si è concluso qualche tempo fa. Una nostra collega ha fatto una raccolta sistematica delle interviste pratoliniane. Sono importanti le interviste, anche perché l'intervista, che è un genere letterario così logorato ormai, fu presa molto sul serio da Pratolini. Era il suo modo per parlare un po' ai suoi lettori, anche in assenza di scrittura, perché sapeva che i lettori erano in attesa che lui scrivesse, e il silenzio era diventato molto lungo, troppo lungo. Questo è un discorso che si farà anche prossimamente, quando uscì Il Mannego di Natascia, e tutti i lettori si precipitarono in libreria perché era uscito il nuovo romanzo di Vasco Pratolini, da quanto tempo atteso, 1985, e si trovarono di fronte a un libro, anche quello a chiave, che poi appunto Tomasi ci spiegherà la volta prossima. Quindi a volte aveva bisogno dell'intervista, appunto, con qualche fidato interlocutore. Ora, la questione dell'allegoria è legata appunto alla scelta di una struttura narrativa che pone Pratolini in controtendenza rispetto alla
storia della sua narrativa. Pratolini è stato, lo ripeto, un grandissimo narratore in un paese che non è ricco di grandi narratori. Quando dico grande narratore intendo che aveva il genio di chi sa raccontare. È il genio che viene da Boccaccio, insomma. Era anche un grandissimo novellatore. Proprio quella era la sua natura. La natura di un genio della narrativa. Fin da giovane c'è la sensazione che tutto quello che gli accade intorno potrà esistere pienamente se diventerà scrittura, altrimenti sarà destinato a esistere soltanto nel momento in cui esiste e poi scomparire. Quindi diventa, fin da giovane diventa insapienza, no? Perché lo chiamano sapienza? Beh, un po' perché sa più degli altri, quindi anche un po' è un po' saputo. Anche in Allegoria e Delusione si autocritica, è un po' saputello, e glielo rimproverano: ehi, sapienza, con tutto quello che sai. Non è mai stato un, come si diceva prima, un Pierino. No, non è mai entrato né un Pierino né un Luigino. Il Pierino della lettera alla professoressa e il Luigino che equivale a Pierino in Carlo Levi. Cioè non è mai stato il figlio di famiglia che ha seguito un corso istituzionale di studi. Se li è, gli studi se li è conquistati, li ha rubati alle ore del sonno, del riposo, del divertimento, e si è costruito da sé. Pratolini è un self-made tra gli scrittori italiani, in mezzo a scrittori che solitamente vengono da buone famiglie, quindi la scrittura riposa meglio, insomma, se c'è una rendita, no? Che la, come tutto del resto, se c'è una rendita che la sostiene. In questo Pratolini assomiglia agli scrittori americani. Quando leggiamo le biografie degli scrittori americani, non so, Carver, Truman Capote, hanno fatto tutti i mestieri prima di mettersi a scrivere, ed è per quello che la loro scrittura sa di vita, perché sa delle cose che deve descrivere. Invece molti scrittori italiani scrivono di scrittura, scrivono di letteratura, ecco, e sono per questo più letterati che narratori. Quindi partiamo da questo: che Pratolini è uno straordinario narratore, tutto quello che tocca diventa racconto. E invece in Allegoria e Delusione decide di interrompere questo flusso naturale. Qui ci sono delle ipotesi, visto che lo Sciarlo, che è un fiume senza, è un fiume amazzonico, anche che si porta dietro una quantità torbida di redditi, e sporca le sue acque, certo, non sono mica acque immacolate. Ecco, dopo quel fiume narrativo che è passato nella, ripeto, quasi indifferenza generale, un'ipotesi è: ma allora costruirò un romanzo che non assomigli minimamente a un romanzo tradizionale. Quasi per un risentimento strutturale, vorrei essere chiaro e non essere molto, molto chiaro senza usare delle parole. Quando dico risentimento strutturale intendo dire: non mi avete accettato nel momento in cui vi raccontavo, bene, ora racconterò in un modo che vi dovrete lambicare il cervello se vorrete seguirmi. Io credo che ci sia anche un po' il verso all'avanguardia, fare un po' il verso all'avanguardia. Siccome i cosiddetti avanguardisti, che poi erano furbissimi, avevano messo in crisi la narrativa tradizionale,
i narratori tradizionali avevano decretato che non fossero più di moda, i Giorgio Bassani, i Carlo Cassola, i Vasco Pratolini, che diventassero di moda invece gli avanguardisti, fra cui Edoardo Sanguinetti, fra cui Umberto Eco. Era semplicemente un colpo di stato generazionale da parte di una generazione di intellettuali che voleva conquistare il potere, e lo ha conquistato. Lo ha conquistato nelle case editrici, lo ha conquistato nella televisione, lo ha conquistato nelle redazioni. Pratolini è un perdente, questo per intendersi, appartiene ad una generazione di intellettuali che ha perso. Ecco, forse vuole fare il verso ai romanzi illeggibili di Sanguinetti. Sanguinetti ha scritto dei libri che non legge nessuno, su cui però si possono dare delle tesi di laurea. Sono libri senza storia, senza destino e senza personaggi, dove il protagonista è il linguaggio. Ecco, può darsi che Pratolini si sia, come dire, affiancato a quel tipo di narrativa. Sta di fatto che ha costruito un libro che poi in realtà risponde alle interrogazioni, però dopo molteplici sforzi esige un grandissimo attaccamento, come i figli difficili di famiglia, no? A cui bisogna volere, bisogna volere più bene, cioè bisogna ascoltarli di più. Mi spiego oltre, c'è un elemento autistico nel Pratolini di Allegoria e Delusione. Autistico nel senso che Pratolini a volte parla a se stesso in chiave autobiografica, e parla ai se stessi come lui, che hanno condiviso la sua storia e la sua esperienza. È un autismo di tipo generazionale. È la generazione che aveva 20 anni, che aveva 20 anni quando il fascismo l'aveva sedotta, letteralmente sedotta. Perché va detto anche questo, che il romanzo parla di una seduzione, quindi è anche un romanzo d'amore. La seduzione di un capo, di un grande capo, sì, un tiranno certamente, un dittatore, certo, questo sarà più chiaro dopo, no? Ma parla di un grande capo per il quale, appunto Benito Mussolini, per il quale i giovani come Vasco Pratolini, come Romano Bilenchi, come Ennio Vittorini, come Berto Ricci, sono le pupille dei suoi occhi, sono le pupille del regime. Seduzione, grande inganno, certo, ma Pratolini dice: mettetevi nei panni di un ventenne accolto a Palazzo Venezia, un ventenne che scrive un articolo e il duce legge quell'articolo e si rivolge a chi lo scrive, un ventenne, dice: siete la speranza della rivoluzione. Il mussolinismo è stato anche un grande atto di seduzione, non c'è dubbio, perché altrimenti come si fa a spiegare il consenso, no? Ora qui stiamo parlando di un consenso, di una generazione che è tutta dentro il fascismo. Pratolini nasce nel 13, quindi a 10 anni, a 9 anni, quindi cresce dentro il fascismo, non vede nient'altro che quello. Ecco perché parlare di fascismo è parlare della sua identità, parlare della identità dei suoi amici, dei suoi compagni, appunto dei suoi camerati. Vieri è il grande interlocutore, e poi naturalmente anche in quella generazione sorge la figura di chi metterà fine a quella storia, Corrado. Perché Corrado ha le caratteristiche di un giovane che non si fa illudere, che non si fa ingannare. Perché? E questo è l'altro punto. Perché non è un intellettuale. Cioè, l'allegoria di delusione è anche un esame di coscienza molto, molto,
severo di che cosa significhi essere un intellettuale. Un intellettuale si fa ingannare, cioè si fa sedurre in maniera più facile di un, come Corrado, operaio. Cioè un operaio intende subito che lo sfruttamento del fascismo è rimasto invariato, l'intellettuale no, anzi, l'intellettuale vede che rispetto al trattamento degli intellettuali in epoca giolittiana, a Giolitti non interessavano i letterati, gli interessavano i tecnici e i dirigenti di industria. Ecco, rispetto a quello, l'umanista di Palazzo Venezia, beh, è un padre più cordiale e più amoroso. Questa è la Medusa, da guardare il volto. Cioè, se non si entra in questa dimensione di amore, di amore che deve essere svelato, a cui bisogna togliere il velo, ecco, non si capisce questa operazione. Allora, quello che ho detto, lo scrittore lo racconta in tantissimi modi, lo racconta fin dal primo capitolo che si intitola, poi arrivo naturalmente anche alla favola, ma lo racconta anche nel capitolo che narra che cosa? Narra una sua storia d'amore con il personaggio di Ebe, il capitolo si intitola 1935, così in medias res il narratore decide di raccontare questa educazione sentimentale, l'educazione intellettuale al tempo del fascismo, 1935, non a caso l'anno cruciale della condivisione anche consensuale, no? Poi è l'anno della guerra d'Africa, Beh, attraverso che cosa? Attraverso un dialogo, anche questo un dialogo amoroso, con una ragazza con cui va a letto, semplicemente, la incontra alla stazione, questa qui deve prendere il treno, e invece decide di fermarsi. Anche come sono cambiate le storie dei poveri amanti. I poveri amanti, prima di celebrare, diciamo così, il loro amore con quello che il personaggio di Gloria, bellissimo personaggio femminile, d'altro chiama l'atto materiale, no? L'atto materiale, cioè il rapporto sessuale, e prima lo maturavano castamente, attraverso una sorta di lunga amicizia stilnovistica. Qui anche i costumi sono diversi, no? Ebe è questa ragazza che sta in Francia perché i suoi familiari hanno un negozio in una banlieue, parigina, e incontra questo tipo, gli piace il tipo è vasco, con tutte le caratteristiche di un vasco che si fa vedere com'era a 19 anni, seduttore, piuttosto cialtrone come maschio anche, e con le caratteristiche di un fascino che passava attraverso la intelligenza e la cultura. Allora, questo dialogo è un dialogo che il lettore stenta a capire inizialmente, perché è un dialogo che passa tra un amore e l'altro, anche se sono poveri amanti anche in questo caso, perché ci sono pochissimi soldi per mettere insieme il pranzo e la cena. Ecco, attraverso questo dialogo viene fuori la cultura degli anni 30, a Schegge, a Illuminazioni, e viene fuori per esempio una indicazione, magari poi ci torno sopra perché mi sembra importante questa chiave interpretativa, insieme uomo e donna, appunto questi due amanti parlano sempre di cultura, però